penso di proseguire ancora per tanto tempo. Grazie a tutti. Adesso vi facciamo sentire il canto delle passioni 2015. Grazie. Poveri siete, salviatevi di gioia, ecco. Per i
accorgi, questa va a casa, questa è la parola di Lidia, di Leggiamo il Salmo. Signore Dio onnipotente, che era, che è, che viene, che non è sempre con noi, tutti i giorni. Leggiamo un'altra palma, guardate quante cose belle hanno preparato. Sono prigioniero senza scampo, questa è la vita di ogni giorno. Si consumano i miei occhi nel patire, salva mio Signore, l'unica nostra salvezza è Gesù. Leggiamo un'altra frase ancora, che c'è scritto qua. Ciao. Chi vuole questa? Attenzione. Aspettate. Oddio, scusa. Aspettate. Io sono sazio di sventure. Questa è la vita di ogni giorno. Arianna. La mia vita è sull'orlo dei limiti. Salva, mio Signore. Questa è la parte che oggi il Signore ci dà. Leggiamo un'altra frase. Se la notte mi avvolge, il Signore sarà la mia luce. Adesso faremo la liturgia di benedizione. Nella solenne liturgia di questa domenica, la Chiesa ci presenta due momenti della vita di Gesù e ce li fa ripercorrere, perché anche noi, dopo 2000 anni, facendone memoria, possiamo meglio capire di quale grande amore Dio è stato capace di amarci e lo continua ad avere per noi ancora oggi. È molto significativo il percorso che ci fa fare la liturgia della parola, la quale unisce l'entusiasmo della gente nell'accogliere Gesù come Re, Figlio di Dio, e il racconto della sua passione. Questi due momenti di riflessione devono servire a noi per capire il grande mistero della croce di cui l'Evangelista Marco ne fa il culmine del suo Vangelo. In questa settimana santa che si apre oggi, siamo chiamati a guardare attraverso la croce quella grande luce che avrà il suo culmine nella risurrezione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il Signore, fratelli e sorelle carissimi, questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo. Signore sia con voi. Ricordatelo. E se qualcuno vi dirà perché fate questo, rispondete, il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro, perché slegate questo puledro? Ed essi risposero loro, come aveva detto Gesù, e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, li gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra.
Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Parola del Signore. Gloria a te, Adesso andiamo, io dietro la croce.